facciamo quattro chiacchiere con Ferdinando. Ritorna quattro chiacchiere con Ferdinando dopo la pausa esami. Elia, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di moda. Come ospiti abbiamo due ragazzi che operano già in questo campo da diversi anni. Walter, com'è nata la tua passione per la moda e quali sono state le tue prime esperienze? La mia passione per la moda è stata una casualità, perché sono stato fortunato, diciamo, a conoscere delle persone giuste nel momento giusto. Ho inseguito all'inizio questo sogno sin da quando ero bambino, però poi la fortuna appunto mi ha permesso di oggigiorno di poter lavorare con marchi importanti della moda, quindi Burberry lo scorso anno, Bulgari quest'anno. Sono marchi molto importanti che ti permettono di crescere, di conoscere tanta gente che l'ha fatto e lavora in questo settore da diversi anni. È un qualcosa che consiglio ai ragazzi come me, che studiano, che si impegnano anche all'università. Anche per me è nata abbastanza presto questa passione. È nata un po' per gioco quando ero ancora ragazzina, con un piccolo concorso, e da lì poi si iniziano a conoscere molte persone, si iniziano a fare le prime esperienze e, diciamo, a entrare un po' in questo giro. Le mie prime esperienze sono state appunto piccoli concorsi, servizi fotografici, naturalmente non a tempo pieno, perché ho sempre deciso di dedicarmi in primis allo studio piuttosto che a quest'ambito, insomma. Cosa consiglieresti a chi si vuole avvicinare a questa realtà, che ambiente di lavoro hai trovato, magari qualche comportamento diverso rispetto ad altri ambienti di lavoro? Cosa vorresti consigliare? Ho trovato comportamenti molto diversi, infatti sono esperienze che mi sono servite moltissimo. C'è molta competizione, c'è molto arrivismo. È molto difficile raggiungere gli obiettivi precisi che ci poniamo, bisogna essere molto flessibili nell'affrontarli, e credo che le ragazze che vogliono entrare in quest'ambito devono essere molto determinate e avere anche molto tempo, perché bisogna investire moltissime energie a queste attività e non si può pensare di farlo a tempo perso, assolutamente. Essere molto flessibili e anche abbastanza umili, perché non si può pensare di schioccare le dita e arrivare dove si vuole. Beh, di sicuro è un ambiente molto competitivo, infatti concordo pienamente con quello che ha detto Paulina prima. Un ambiente competitivo dove c'è tanta gente che vuole dimostrare appunto di essere capace, di essere più valida di te. Se si va ad un casting ti accorgi subito che c'è tantissima gente, devi aspettare, devi fare una fila di 5, 6, 7 ore, quindi devi avere del tempo prima di tutto, che può essere tempo investito bene come può essere investito male. Questa è una scelta che vai a fare tu sulla tua vita. Consiglierei per i giovani che hanno un interesse verso questo settore quello di informarsi bene, cioè vedere bene, parlare con tanta gente che magari è già dentro, perché tanti giovani pensano sia tutto semplice, cioè inviare due foto via mail, o non funziona proprio così. Ci sono delle agenzie che ti permettono di entrare bene nel settore, altre che ti stanno solo prendendo in giro. Quali sono i tuoi programmi per il futuro e come intendi impegnarti in questo settore? Quello della moda è un settore che io ho sempre considerato come un qualcosa di momentaneo, cioè un settore su cui potersi poggiare per ottenere dei guadagni e uno stile di vita al momento. Il futuro vorrei davvero tanto che possa essere basato su quelli che sono stati i miei studi, quindi la Bocconi, la triennale, la specialistica. Sono sicuramente delle cose più concrete di un settore che oggigiorno, in particolare in un paese come il nostro, come l'Italia, non offre tanti sbocchi, e soprattutto se li offre in circostanze un po' particolari, di cui non è il caso di parlare in questa sede. Le esperienze che ho avuto fino ad oggi mi sono servite tantissimo, ho imparato a relazionarmi molto con le persone, anche con persone molto diverse da me, e però trovandoci qui in Bocconi, speranze per il futuro sono quelle di poter lavorare nell'ambito in cui, insomma, per ciò per cui stiamo studiando. Mi piacerebbe approcciarmi al mondo della moda
in un modo diverso, insomma, entrare da dietro le quinte e poter analizzare il lato economico di questo mondo, che secondo me è molto interessante. Ringraziamo Polina e Walter per la loro disponibilità. Noi ci vediamo alla prossima puntata.